82 con la guerra 46, quindi. Sì, come fai? No, scherzo. Nel 2018 ho cambiato, ho deciso di cambiare un po' via perché non riuscivo a trovare quella roba lì che mi mancava. Grazie infatti al team di Mirko Cecchini, team sniper, che mi ha dato questa possibilità per rifarmi e niente. Li hai ripagati, insomma, nel 2019 eri lì e lì per finire terzo, poi è finito quarto, ma diciamo ti sei riarbolinizzato nuovamente, Sì, perché sei stato consistente, un martello, quindi pochissimi corpo a corpo, le partenze proprio senza timori di sorta, quindi hai spinto veramente bravo. forte. A 2019 sono cambiate tante cose nella mia vita, soprattutto fuori dalla pista, che mi hanno fatto migliorare poi in pista a sua volta. È cambiato che sono venuto a vivere a Lugano, ho cambiato il metodo di lavoro, mi ho iniziato a allenarmi con il mio nuovo preparatore, che era il preparatore di Jorge, che è stato lui a darmi l'opportunità di farmi allenare con lui. E quando sono arrivato con lui ho veramente cambiato la percezione della vittoria, ho cambiato veramente percezione, cioè non avevo più la vittoria lontana, speriamo che arriva, dopo ritorno indietro. Era una vittoria tutti i giorni, lottare per vincere tutti i giorni, capito? Infatti. Proprio come stile di vita, come lavoro in palestra, come dedicazione, come queste cose qua. Com'è cambiato in sostanza l'allenamento e diciamo, che sicurezza ti ha dato? Ma Cioè, prima di tutto mi ha come dato la si fa? sicurezza di stare vicino a loro. Mi ha dato la sicurezza di stare vicino a Ivan, il mio preparatore. Mi ha dato la sicurezza di stare vicino a Orge. E quello già mi ha dato un bello step. Sapere che loro due credevano in me è stato bellissimo. E niente, sicurezza di cambiare tutto, di cambiare, dare una svolta a quello che è successo, che sta succedendo, e tirare veramente il meglio fuori, tirare fuori il meglio di te, veramente. Cambiando tutto, cambiando dal metodo di lavoro e l'ossessione, la dedicazione per questo sport, che è lo sport che amo. Niente. Che hai detto che non hai mai pensato di poter vomitare durante un Sì, allenamento. non ero mai arrivato a anche quella, la percezione di quella roba lì, capito? Di dare il massimo per avere il massimo, capito? E non avevo mai pensato di poterci riuscire a vomitare, e ce l'ho fatta però. È sempre una cosa che ho avuto nella testa, no? Di riuscirci a fare, sai, quando vedi i tuoi idoli che lo fanno, no? Però non ero mai arrivato neanche a un 80% di quella roba lì. E il mio allenatore mi ha detto: va bene, dai, allora non ti preoccupare che in meno di 2 mesi ce la farai. Primo allenamento subito, vomitato. Vabbè, diciamo che comunque l'arbolinite ce l'avevi dentro, mancava un po' la Sì, sostanza, la corazza che ti. esatto. Ce l'avevo dentro, ma era sotto di me, era nascosta. Non riuscivo a farla tirare fuori. Se la facevo tirare fuori qualche volta, ma non avevo le armi per tirarla fuori. E questo mi ha aiutato un sacco, mi ha aiutato loro due, e da lì è cambiato tutto. Ma il Tony Arbolino di adesso, quindi parliamo 2019 in avanti, no? È un maturo calcolatore, nel senso vai lì e sai già quello che devi fare e la contromossa, o fai sempre riferimento al nano malefico che è dentro di te per dire se non ci riesco faccio Vado, qualcosa? parto sicuro e sicuro di quello che voglio, che posso farcela. Ma se non arrivo, che faccio un sabato brutto in qualifica e parto indietro, la notte arriva il vecchio Tony. Di Eccolo. partire e dai, adesso basta, chiudi gli occhi e vai dentro. Non esistono più calcoli, quello lì me lo attivo. Ma se riesco a stare sempre in alto e parto la gara che sono in forma, non
sono veramente forti. Non ce n'è per nessuno, ma si è visto chiaramente questo step, no? Le partenze le facevi già, ma adesso le partenze sono le partenze per andare, cioè io sono Antonio Arbolino, per Esatto. cui vado, statemi dietro, io vado, cioè non... Sì, è cambiato anche, cioè mi sento anche quella roba lì, quella cattiveria, no? Della partenza, Lo che step mentale, infatti, lo step mentale, che non che ti viene una volta, che ce l'hai proprio come stile di vita, quello quando è proprio che cambi veramente. esatto. Che mi ha cambiato e basta, adesso parto per vincere, non più per far bene. Anche perché la Moto 3 è adrenalinica, cioè se tu muti o se Difficile, molto sbagli fa difficile. sportellate dall'inizio alla fine. È Cioè, difficilissimo. fai un secondo, ti passano in cinque, poi dopo un po' sei primo di nuovo. Quindi È è... molto più difficile di come sembra, veramente, perché essere costante lì è, devi essere veramente uno step superiore, perché sempre devi essere uno step superiore, perché è difficile, perché le moto sono tutte uguali, e il setup, hai poco tempo per fare il setup, e il setup deve essere sempre buono, non deve essere una gara buona, un'altra gara brutto, un'altra gara mi piace, un'altra gara no. Tu devi essere sempre in forma, la concentrazione non ti deve mai, non si deve mai abbassare, quindi per questo è che è difficile la Moto 3. E poi se chiudi gli occhi, fai una curva fatta male e uno prende una scia, tu sei 20esimo e non te ne accorgi. Com'è possibile? E quindi questo è un problema della Moto 3. Poi le gare, quando sono di gruppo, devi gestire, devi calcolare quali sono i tuoi settori più forti, come prendere la scia meglio, come un po' di segreti che non posso dire, però ci sono. Ma Via. come sei cresciuto a livello tecnico? Cioè, le informazioni che tu dai ai tuoi meccanici, se mi manca questo, cioè, riesci a dargli indicazioni precise? Sì, quest'anno, cioè l'anno scorso, ho fatto uno step incredibile anche in quello, perché ho cambiato il capo tecnico, ed è Joseph adesso, è uno spagnolo che bravissimo, che mi ascolta molto e ha fatto il pilota, quindi andava anche forte, quindi capisce veramente cosa, ogni tanto quando non ci arrivo, cosa mi manca veramente. E quello lì mi ha fatto crescere ancora di più a me. Quindi adesso veramente sono poche parole, a parte che mi piace tanto studiare il weekend prima di iniziarlo. Però veramente quando ci troviamo, che gli dico una sensazione, lui sa già dove andare a toccare senza fare troppi disastri sulla moto. E quando serve, no, Tony, aspetta, che non è veramente così, perché magari non c'è grip, non ci sono poi cose difficili da spiegare adesso, Sì, ti però è una vado. questione di feeling che hai con lui, che ti fa fare lo step e arrivare al problema meno, no? Quindi concentrati di più sulla tua guida e non tanto sulla moto. Questo veramente fa lo step. Infatti, poi quest'anno voi eravate già lì, quindi siete riusciti a fare la prima gara, che poi tramite un contatto con Binderino, col piccolo Binder, ma secondo me non si aspettava che tu frenassi lì, perché tu non freni mai, no? Cioè, l'hai staccata, l'hai già persa quasi. No, dai, allora, prima di tutto è stato un weekend difficile, che non me l'aspettavo, perché FP1, FP2, non avevo la moto perfetta, cioè era buona, ma non avevo quello che mi mancava per quello che volevo io, no? E non l'abbiamo mai trovato, quindi ho dovuto fare io lo step successivo da solo, migliorando la guida e migliorando tante cose. Però siamo arrivati alla gara che io mi ero abituato ed ero forte, avevo un bel passo, ma non avevo quei 3-4 decimi da tirare giù, ma avevo un bel passo, lo tenevo costante, la moto non calava, quindi mancava solo una piccola modifica che dovevamo fare, ma non volevamo farla in gara. Però se volevamo migliorare, sicuro, dovevamo fare quella roba lì, però non sapevamo se farla, quindi l'abbiamo fatta e dal primo giro di condizione l'ho subito notato che qualcosa era migliorato. E quindi lì sono partito molto carico e partenza a fuoco. Ho preso 4-5 posizioni in due curve e sono iniziato a stargli davanti, no, a gestire la gara. Avevo una moto velocissima. E perfetta, quindi sono riuscito molto a gestire.
e un po' fatica a sorpassare, non come volevo, ma dai, alla fine ci sta, tutti fermiamo forte. E l'ultimo giro, quando esci dal rettilineo, che arrivi in fondo alla prima curva, finisce il muretto dei box, finisce e si apre come nel deserto, non si vede, ma è così. E quindi tutta l'aria arriva di colpo e si era alzata negli ultimi 3-4 giri, no? Quindi quando andavo a frenare, la prima frenata, quando toccavo andavo sempre 2 metri più in là. Solo che ho passato uno in scia, quando sono andato verso dentro, ho frenato, sono andato ancora più in là. E poi Binder, l'ultimo giro è chiude gli occhi, quindi mi ha preso dentro e all'inizio non mi ha dato fastidio, ma dopo lì è entrato tipo il braccio, ma mi ha stabilizzato un po' e sono andato 2 metri. Già frenavo fuori, ho frenato fortissimo. In più ho frenato 2 metri dopo e o frenavo nello sporco e cadevo o andavo dritto 2 metri in più. Però perdevo le posizioni. E niente, ho perso 15esimo, 14esimo, ma l'ultimo giro sono andato sul verde pure, cacchio. Quindi ho perso pure un'altra posizione, cacchio. Quindi peggio non poteva andare. Sì, peggio sì, un anno più indietro non prendevo punti. Però dai, l'importante è che eravamo lì, che eravamo competitivi, adesso sappiamo dove abbiamo sbagliato e dove abbiamo altre informazioni, ecco, per essere più forti, ma penso che se si farà il campionato sarà bello per gli spettatori. Era strano il fatto di non essere con i senatori della MotoGP, cioè si avvertiva qualcosa nel paddock, mancava. Sì, sembrava un test, sembrava più che altro. Sembrava. Ti manca la magia della MotoGP, no? Il rumore forte delle moto. Ti manca, e lo noti, lo senti, anche il calore delle persone è più meno teso, quindi meno gente, quindi penso che si nota. Veramente è stato uno shock quasi. Sembrava un test, veramente. Però dai. Parliamo un attimo dei tuoi colori, si vede benissimo, cioè questi colori che spiccano. Questo è una rivelazione, bellissimo, innamorato di questo colore, spero di portarlo avanti anche quando non sarò più in questa squadra. Com'è nato questo colore? È nato che non è stata una mia idea, per carità. Il nuovo sponsor, VNE, l'ha portato e niente, appena l'ho visto mi sono innamorato, cioè anche quando abbiamo fatto la prima gara che avevamo i colori vecchi. E mi hanno fatto vedere la grafica per la gara dopo, nel 2019 ero innamorato perché si vede, perché sei diverso. Sempre è piaciuto essere diverso e così ero diverso. E poi la gente piaceva e adesso lo voglio portare avanti. Rimani con questo, infatti, no, ma è bellissimo, guarda, veramente una grafica spettacolare. Tony, sei scaramantico, cioè, hai dei riti come tutti i piloti o no? Io sono arbolino. Sì. No, 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 per carità, bisogna averli. Penso che bisogna averli proprio, perché ti aiutano a concentrarti un po' di più, penso a essere più carico, più concentrato, più fiducioso, no, per la gara. A E scaricare. anche se le cose non sono andate bene prima, se riesci a entrare in quel mood lì, prima della gara, riesci sempre a tenere una concentrazione molto alta. E diciamo che non ho. Sì, un po' di riti ce li ho, ma cerco sempre di fare le stesse cose un'ora, un'ora e mezza prima della gara e avere le stesse Sono? riti. E mangiare nella stessa ora, finire, fare determinate cose, fare stretching a un tot di minuti prima, playlist giusta, sempre un po' di cose che fanno differenza dopo per la concentrazione, penso. Quanto è stato fondamentale tuo padre Sì. farti arrivare, che noi l'abbiamo conosciuto, persona fantastica, Te l'hai conosciuto, no? l'ho conosciuto, infatti siamo andati a fare tutto il giro di Cartagena a piedi per vedere le traiettorie insieme. Lui devo quasi tutto. Non gli dico mai tutto perché non voglio farlo sentire, capito? Non gli dico che devo tutto perché dico guarda che anch'io ho fatto, che andavo forte con la moto. Gli dico ogni tanto. Però dai, lui mi ha aiutato molto perché primo con una pazienza incredibile, a partire dal venerdì da casa a Carbagnati, andare in Emilia-Romagna, venerdì, sabato e domenica, lui lasciare il lavoro e tutto.
Non era facile, io lasciare i miei amici in oratorio, non era facile, però avevamo una passione insieme, un obiettivo chiaro e niente, lui penso che anche, ma è stato bravo nelle volte che non volevo andare, secondo me, nelle volte che non volevo Non volevi andare? andare. Sì, state ovviamente volte che magari non eri in vena di moto. E niente, non eri in vena di moto, volevi stare con i tuoi amici. Però quelle volte che andavi, veramente mi ha creato un come si chiama? Un ambiente ideale. Esatto, dedicazione, una cosa più dura, capito? Ed è, lì è stato bravo perché quelle volte che ha dato quello sprint in più ho fatto la differenza dopo il lungo andare. Bene, bene, bene. Però devo tanto, soprattutto per la pazienza e tutto. È sfumata quindi definitivamente l'ipotesi di Lorenzo come coach, oppure in gran segreto lo fa e nessuno sa niente? No, non gliel'ho mai chiesto. Ovviamente lui quando lo vedo qualcosa mi dice. Qualcosa mi dice e mi aiuta sempre un sacco. E quindi non è ufficiale, ma no, penso di no, che non glielo neanche mi ha chiesto perché so che c'ha tante cose da fare, da pensare a lui, e quando lui sarà libero e sarà magari sarà libero di fare questo e io sarò, chissà, in MotoGP, perché no? Sicuro, Dai, dai. sicuro, ne abbiamo per cosa, abbi pazienza. Si può fare, tutto si può fare. Andiamo. Il rapporto col tuo manager, con Perno. Con Carletto. Sì. Matto, è un matto scatenato. Lui è incredibile, lui è bravo a non ha appunto primo a che fare con i più grandi piloti della storia. E quindi sa come fare, sa come prenderti, sa cosa dirti nel momento giusto. Che fa la differenza. E poi penso che non mi parla mai di cose fuori dal, capito, come posso dirti? Di lavoro mi parla poco, perché sa che voglio parlare poco e sa che mi distrae. Quindi mi parla poco e solo nei momenti più giusti, che li sa lui. E niente, lui è bravo perché non faccio fatica con lui a lavorare, capito? Sa cosa voglio, cosa c'ho in testa e quindi uno sguardo basta per parlarci. Quindi anche lui è uno di quei tasselli che ti hanno fatto essere l'arbolino che sei oggi, diciamo. Insomma, Un po' più di sicurezza l'ha messa. Questi giorni mi manda i video su WhatsApp, ci scambiamo le foto sai, di un po' di foto così. Di sì. meme, quindi mi fa morire perché non volevo WhatsApp. Ho costretto a tutti i costi a Ah sì. farglielo fare. No, perché non voglio che mi inviano le foto così. Adesso tutti i giorni a scambiarci le foto. E mi fa morire, mi fa. Vista che adori è quella che proprio mi ha fatto. Cosa facciamo? 5-5, no, 3-3. 3-3. Sì, dai, 3-3. Adoro. No, Mugello, Austin, Texas Austin, sì? e Le Mans e odio, No, odio, gnafo. sì, Odio. nel senso che odio, nel senso che odio, Ok. odio che non va, che non gira. Quali sono? Non ce ne sono, no, scherzo. Ce ne sono. C'è Jerez che faccio più fatica un po'. Poi faccio un po' più fatica in Malesia e la terza non mi viene. Malese per il caldo, o proprio non No, piace una pista che non mi piace un sacco. il Però vado forte anche lì, però non mi piace un sacco. Cioè mi piace ovviamente, ma caldo. Ok. Non non è. è una di quelle piste che ti viene proprio così. Ok. Quindi direi Jerez, Malesia e
La terza non mi viene, non so, aiutami. Due allora, dai. 2-2, dai, 2 va bene. Basta. 2021 in Moto 2 con la WR 46, quindi. Sì, come fai? No, scherzo. No, non lo so ancora. Bisogna vedere come va il 2020, soprattutto, no? Infatti. Ovviamente quello sarà un bel desiderio, però per adesso non c'è niente di calcolato, non c'è niente, bisogna solo aspettare. Sono veramente concentrato in questo 2020, anche se sarà un campionato sprint, di farlo al meglio e vedere se c'è la possibilità di portare a casa qualcosa di buono. E niente, poi si parlerà del 2021. Speriamo di fare qualche gara perché mi serve. Però l'obiettivo è sicuramente quello. Va bene, Ciao Tony, grazie. grande. Ciao, grande. Ciao, Albi. Ciao, Ciao. grande. Ci sentiamo, eh? Ciao. Sì, ciao.